Il piano assunzioni presentato dalla ASL va nella direzione giusta, non è ancora soddisfacente, ma ci sono i margini per migliorarlo insieme. Parola di CGIL, CISL e UIL, che hanno commentato in maniera tutto sommato positiva quanto annunciato poche ore fa dalla nuova direzione aziendale guidata da Maria Teresa De Lauretis. Il piano, illustrato ai sindacati, prevede complessivamente 62 assunzioni, 53 nel comparto e 9 nella dirigenza, ovvero medici, tra cui tra gli altri un anestesista, un oncologo e due ginecologi. Sicuramente poche rispetto alle reali necessità dell'ospedale Versilia, alle prese con lunghe liste di attesa e mille criticità, ma comunque un primo step a cui potrebbero seguire altre assunzioni. Prendiamo positivamente il fatto che delle assunzioni sono previste, andranno più che a compensare i cessati del 2016, non andranno a colmare tutte le perdite che si hanno complessivamente tra 2015 e 2016. Quindi stiamo a vedere. Dobbiamo dire anche che l'azienda si dimostra disponibile a valutare in fieri il fabbisogno di personale che si venisse a verificare. Sul fronte della riforma dell'ASL e sulle scelte politiche dell'amministrazione regionale, invece, i tre sindacati continuano a nutrire dei dubbi, nonostante lo spettro della chiusura dell'ospedale Versilia sia stato agitato senza alcun fondamento da alcuni sindacalisti e rappresentanti istituzionali. Per esempio, dal punto di vista dei risparmi, ad oggi non ci sono evidenze chiare che la riforma porti a risparmi dal punto di vista economico. Dal punto di vista della riduzione dei tempi di attesa sulle varie criticità, diagnostica per immagini, chirurgia programmata, anche su questo non ci vengono dati chiari e ci sembra che la politica si nasconda dietro parole filosofiche glissando sulla quantificazione degli obiettivi. Ecco la grossa perplessità.